Salve a tutti amici, bentornati su Hip Hop Tutorial Italia, qui il vostro Enrico De Marco e siamo pronti oggi per una nuova splendida lezione. La coreografia di oggi si chiama Cartier, penso che siete riusciti già a vedere il video che scorre qui sulla mia destra e niente, cominciamo? Siete pronti? Vai! Siete pronti ragazzi? Io sì. Allora, Cartier, cominciamo dal numero 5, quindi i primi quattro tempi sono freestyle, liberi. 1, 2, 3, 4 e allarghiamo gamba destra e vai. 5, 6, 7 frontalmente. Ena 8. Qui è proprio uno shake. Comunque è un piccolo. 5, 6, 7, 8 e parti. 5, 6, 7 e 8. Da qui la gamba destra va indietro, braccio destro sale insieme, parallelo alle spalle e vado. 1, 2 e vado giù. Diritti e salgo su, punto la testa verso il pavimento, punto la testa, salgo su. Quando salgo su, ragazzi, mi metto in questa posizione così riuscite a vedere meglio. La gamba destra punta verso il pavimento, la gamba destra resta indietro e salgo. Tutta una salita, quindi il corpo rimane in asse, là, verso l'alto. È chiaro? Rivediamolo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e vado indietro. 1, 2, spalla sinistra punta e spingo 3, 4. Ci siete? Spero di sì. Di nuovo, piano insieme. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Andiamo qui in avanti. Partiamo con i piedi. Gamba destra avanti, gamba destra dietro, piatto in maniera frontale e concludo unendo i piedi. Di nuovo piano, solo piedi ragazzi. 5, 6, 7, 8, scendo, chiudo. Bene. Da questo punto invece uniamo le braccia. Braccio destro sale, scendo, crap. Vedete, il movimento è proprio forte. Per dare l'energia giusta, il gomito sinistro sale, il gomito destro invece scende nello stesso tempo. 5, 6, 7, 8, clap. Da qui vado con l'altro braccio, caricando, vado su, boom. Quindi uno a destra, clap, uno a sinistra. Da qui punto le braccia alle spalle, spingo e punto di nuovo alle spalle, salgo. Di nuovo lentamente. 5, 6, 7, 8, and clap, and clap, and clap, and clap. Ci siete? Tutto questo chiaramente va in fusione con i piedi. Quindi gamba destra, braccio destro, e boom, e vado indietro. Clap, e spingo al lato, boom. E apro, clap. Come va? Insieme? Dall'inizio. And 5, and 6, belli piegate le gambe. And 7, and 8. And 1, 2, spingo giù. 3, 4, and 5, and 6, and 7, and 8. Un 8 e 4 tempi, sono volati via. Ci siamo? Facciamolo insieme rapidamente. 5, 6, 7, 8, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, and 7, 8. Ci siamo? Come va? Andiamo subito avanti da qui. Il mio gomito destro sale verso l'alto, punta nella diagonale alto, dietro di me. La gamba destra spinge indietro e la mia gamba sinistra apre verso il tuo fronte, verso il tuo punto 1. E più facile a farsi che a dirsi. 7 e vado indietro e da qui apro subito giù e qua qua. Il sedere punta verso dietro. Attenzione a questo movimento. Vado prima in contrazione e poi scendo dietro e il gomito sostiene il mio movimento, quindi braccio destro, gomito destro, scendo, porto le braccia dietro la nuca e da qui spingo subito e vado in avanti, là, le mani alla bocca. Sotto nella musica sentirete come se stesse cantando voi con le braccia. Braccio destro vicino alla bocca, vicino al viso e sinistro appoggiato qui davanti. Clap. Da qui scendo verso il basso, bacino, le mie braccia fanno una rotazione, scendono giù e faccio bounce. 7 and bounce. Questo è un basic dell'hip hop, lo si usa in tanti modi, in questo caso noi lo usiamo in una maniera un po' più stretta, ma si può usare facendo hey, hey, groove.
Quindi questa è una tecnica di base importante, ricordate, scendo, salgo e torno in asse. Stai venendo? Click and up. Come va? Vi siete persi? Riguardiamolo con calma, sempre dall'inizio. Partiamo al 5 e apro 5, 6, 7, indietro e in 8. E 1, 2, scendo 3, 4, vado 5, vado 6, e vado 7, e 9, e vado 1, 2, 3 e 4, 5, na. Il braccio non avevo detto, quindi andiamo un attimo. 5 e a 6, slide con la gamba destra indietro, 6, 7 e 8, attenzione a questo 6 e 8 che è molto veloce, da qui farà ball change, sinistra destra, side, sinistra in appoggio e destra in chiusura, dub. Io sono un tipo giovane, se la fa con i giovani, allora ci ho messo la dub dei giovani. Comunque, con calma, a parte questo momento di follia, riguardiamolo con calma. Siamo qui, destra, scendo, scendo, e 4. C, N, A, 6, 6, N, A, 8, attenzione. Si, de, si, clap. Come va? Veloce chiaramente sarà un po' più difficile, però questo tempo, diciamo questo pezzo è più semplice in termini di gestione del tempo, tutto molto netto sulla musica proprio perché il beat è molto regolare, ok? Quindi la sua difficoltà sarà la velocità e non tanto la tecnica dei passi. Allora, riguardiamolo insieme, partiamo da capo, che dite? Sì? Va bene, piano. 5, 6, 7, e 5, lento, 6, 7, e 8. 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e vado indietro 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 6 e 8. Com'è? Allora, mi fermo qui per oggi. Applauso! La prima sessione di Cartier finisce qui e riprendiamola con calma. Di nuovo lento, media velocità, velocità vera e provatela centinaia di volte. Vai, 5, 6, 7, 8, lento, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5 and a 6, 7 and a 8. Riusciti? Un po' più veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5 and a 6, 7 and a 8. Se siete riusciti così, ce la potete fare anche alla vera velocità. Provate insieme a me, il link in descrizione per provarlo con la musica e vai insieme, fa, se, se, ne, bo, ra, bu, due, he, fu, ca, ti, he, tu. Coriandoli, bravi. La prima sessione di Cartier di Pop Tutorial Italia finisce qui. Siete stati bravi? Spero di sì. Se vi va, mandateci i vostri link con i vostri video, li pubblicheremo, li vedremo, li visioneremo insieme e vi daremo magari qualche dritta e qualche consiglio per fare meglio, ok? Quindi la seconda sessione di Cartier a breve, da qui a qualche giorno, vi aspetto per la step 2 e dal vostro Enrico De Marco. Ciao!